Esercizio dell'affondo posteriore con TRX. Mi posiziono con la presa al mio TRX, le braccia flesse, rilassate, l'apertura delle gambe è più o meno in corrispondenza delle anche. Da questa posizione faccio un passo indietro ed eseguo un piegamento della gamba. Il mio ginocchio rimane fermo e da questa posizione spingo con la gamba che rimane ferma e unisco. Vado indietro con la gamba, il mio tallone si solleva, il ginocchio dietro si flette, tocca il pavimento, spingo e unisco. Vado indietro, il ginocchio rimane fermo, da questa posizione spinge la gamba, si distende e unisco. Posso eseguire una variante quando eseguo l'affondo posteriore, nella fase di spinta, senza aiutarmi. Vado a sollevare la gamba piegata a 90 gradi, mantenendo la posizione e tenendo con gli addominali l'equilibrio. Unisco, passo indietro, affondo, il ginocchio sfiora, vengo su con la gamba, equilibrio e appoggio. Posso intensificare l'esercizio quando eseguo l'affondo, la gamba dietro sfiora appena appena il pavimento. E poi distendo e poi ritorno di nuovo, vado dietro con la punta del piede, sfioro, distendo, vado indietro, sfioro e porto su la gamba a 90 gradi, vado indietro con le mani, non devo eccessivamente aiutarmi nella trazione, quindi tutto il carico sulla gamba, abbiamo detto il ginocchio è fermo. Vado indietro, mani morbide, spingo, vengo su e porto la gamba a 90 gradi. L'errore più comune è quando eseguo la flessione posteriore, che il mio ginocchio deve rimanere fermo e in linea con la caviglia, quindi non deve andare né verso l'interno e né quantomeno verso l'esterno durante il piegamento della gamba.